Ti ringrazio professore per il più competente, ma penso che tu abbia abusato un po' dell'aggettivo. Diciamo che la questione l'abbiamo esaminata perché è una questione che ha un impatto particolarmente rilevante sul sistema dei confidi, però prima di dire questo è doveroso anche da parte mia ringraziare il professor Lorenzo Gaia e gli organizzatori per l'invito, ovviamente gradito, che mi consente di toccare appunto un tema che sicuramente è un tema specifico. Lo farò con un osservatorio, d'altra parte la mia provenienza non può che farmi fare questo tipo di scelta, con un osservatorio particolarmente mirato ai confini di derivazione associativa, perché questo tema è particolarmente rilevante nel rapporto confidi-associazione e nell'organizzazione della rete di commerciale di distribuzione dei confidi, soprattutto quando questi sono parte integrante o strumentale del più complesso processo del credito presso le strutture associative sul territorio. Intanto, una fotografia del sistema dei confidi artigiani, che sono rappresentati dalla Federazione, Federfidi, che comprende tutte e tre le maggiori e più grandi organizzazioni dell'artigianato. Non la commento nel dettaglio, mi soffermo soltanto su un elemento, che è il numero dei confidi soci, peraltro ulteriormente dimagrito nel corso di questi ultimi mesi, che è passato da un numero consistente di oltre 400 di qualche anno fa, appunto, come vedete, a un numero di 166, adesso credo siamo arrivati addirittura a 134, quindi un mondo, quello dei confidi artigiani, che ha avuto un grosso processo di razionalizzazione, integrazione e che ha visto quindi queste strutture, che peraltro poi non sono dimagrite in termini di operatività, anzi sono enormemente cresciute, ha visto queste strutture affrontare dei percorsi anche complessi e difficili, di infrastrutturazione. Peraltro vedete che il mondo artigiano esprime, qui anche il numero credo sia arretrato, abbiamo scritto 20, ma penso che siamo arrivati a 22 degli operatori vigilati. Quindi è un mondo, quello dei confidi artigiani, che ha particolare, come dire, complessità nell'approcciare l'organizzazione della sua rete distributiva, perché poi lo ricordava Claudio Abbugno, c'è una parola magica che comunque gli intermediari finanziari devono garantire, che è quella della prossimità territoriale. Quindi organizzare la propria rete di distribuzione commerciale significa, per un sistema dei confidi che appunto ha avuto questo percorso importante di razionalizzazione, organizzare bene, la propria rete di distribuzione, la propria rete commerciale. Ecco, io vi faccio vedere qui un paio di slide. Questa è una distribuzione per soggetti che predispongono le domande, ovvero per persone o società che nel sistema dei confidi artigiani si preoccupa di predisporre le domande. Come vedete, la parte rilevante è fatta dall'ufficio centrale del Confidi piuttosto che dalle sedi periferiche. Poi vedremo, con una modalità organizzativa abbastanza complessa che vede l'intervento anche di diverse figure, tra cui agenti e mediatori, di cui parleremo e che saranno oggetto specifico del mio intervento. Questo, sempre per soggetti che predispongono le domande, è un raffronto nel corso degli anni dei vari canali, e vedete ancora una volta come la parte preponderante sia fatta dalla rete diretta o associativa dei Confidi rispetto agli altri operatori, rispetto sia al canale bancario che altri soggetti, professionisti o altro, che appunto in nome e per conto dei Confidi predispongono le domande. Quindi ancora una volta si misura visivamente attraverso questa slide l'impatto strategico che ha l'organizzazione della rete distributiva. Veniamo alla riforma del testo unico bancario relativa alla normativa vigente in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. La riforma del 2010 ha segnato un segnale di discontinuità importante nelle norme di disciplina di questi soggetti. Nell'intento, ovviamente, di tutelare le fasce più deboli della clientela e intervenendo su un mercato che probabilmente aveva delle zone grigio, delle zone d'ombra, e quindi in qualche modo innalzando in maniera consistente l'asticella rispetto alla regolamentazione previgente, attraverso ovviamente una maggiore professionalizzazione dei soggetti operanti su questo mercato. Vediamo
perché questo è importante rispetto poi alle strategie che un Confidi adotta nell'organizzazione della sua rete commerciale, quali sono gli elementi qualificanti che distinguono le due figure. Per quanto riguarda gli agenti, noi vediamo che c'è sostanzialmente un rapporto diretto fra intermediario finanziario e agente. L'agente agisce su un mandato diretto, sostanzialmente è come dire, c'è una dipendenza diretta, non dico gerarchica, ma comunque molto precisa tra soggetto intermediario e agente, che può peraltro agire solo in rapporto di esclusiva, salvo, dice la legge, la facoltà di assumere altri due mandati a fine di integrare la gamma di prodotti. L'agente può essere una persona fisica o una persona giuridica e sono previsti dalla normativa dei requisiti di onorabilità e professionalità che noi riteniamo abbastanza consistenti. Per esempio c'è l'obbligo di superare un apposito esame e addirittura per i dipendenti degli agenti di superare una prova valutativa che ne attesta il possesso di requisiti professionali. Così come questi requisiti non soltanto vengono attestati nel momento dell'accesso al mercato, ma vengono poi verificati nel corso del tempo e quindi se ne verifica la permanenza ai fini dell'iscrizione nell'elenco. Completamente diversa invece la figura del mediatore creditizio, che ha rispetto all'agente una sua indipendenza e terzietà rispetto alle parti che mette in contatto. Quindi sostanzialmente il compito e la funzione del mediatore creditizio è quello di mettere in relazione le banche e gli intermediari finanziari con la clientela, con la potenziale clientela, e quindi la caratteristica che deve assumere è appunto quella di non aver nessun legame diretto ed immediato con le parti in campo, tanto che appunto il requisito dell'indipendenza è particolarmente stressato nell'ambito delle nuove regole, delle nuove normative del testo unico bancario. Possono essere mediatori creditizi soltanto le persone giuridiche, e quindi si è fatta la scelta di evitare che persone fisiche potessero essere mediatori creditizi, così come ancora una volta sono previsti importanti e consistenti requisiti di onorabilità e professionalità, anche qui accertati attraverso il superamento di uno specifico esame, e che riguarda, anche se non è chiamato esame ma prova valutativa, anche il personale dipendente e i collaboratori. La nuova legge peraltro poi è molto netta nel stabilire un regime di incompatibilità tra agenti e mediatori, proprio per evitare ciò che nel passato si era magari verificato, che si formassero, che si continuino a formare delle zone d'ombra, delle aree grigie nelle quali non si capisce effettivamente qual è il soggetto col cui si ha riferimento. Soprattutto questo riguarda ovviamente il rapporto tra cliente e intermediario finanziario, quando si interpone appunto un agente o un mediatore. Per i Confidi poi è particolarmente importante una norma del testo unico bancario che dice che non costituisce attività di agenzia o di mediazione quella attività svolta tradizionalmente dalle associazioni di categoria, che consente a queste di stipulare convenzioni con intermediari finanziari, appunto ai fini di favorire l'accesso al credito delle imprese associate, sempre nella misura in cui ovviamente questa attività non comporti esercizio professionale dell'attività di agente e mediatore. Quindi l'attività che le associazioni possono fare in regime di deroga non deve assolutamente assumere alcuna caratteristica dell'attività riservata dalla legge agli agenti e ai mediatori. Ancora, e questo è particolarmente importante laddove gli sportelli associativi sono in qualche modo una prima fase del processo complessivo del Confidi, quello che poi queste associazioni possono fare attraverso i propri dipendenti, per esempio nell'espletamento di alcuni adempimenti che sono previsti nella fase di raccolta della pratica e di organizzazione documentale per poi passare alla fase successiva della valutazione del merito di credito. In questo caso il regime prevede che laddove il personale venga impegnato per alcune fasi, per esempio l'identificazione della persona piuttosto che alcune appunto fasi legate al processo di trasparenza e di informazione, il personale abbia, laddove faccia queste funzioni, la qualificazione che è prevista per i collaboratori di agenti e mediatori. Questa è un'ulteriore garanzia che le norme vogliono dare appunto a tutela di un cliente, di un intermediario finanziario,
perché appunto quando vengono svolte queste fasi delicate che attengono poi al buon esito della prestazione della garanzia piuttosto che della prestazione del finanziamento, evidentemente si deve avere a che fare con un soggetto che sa quello che deve fare e come lo deve fare. Rimango un attimo ancora su questa slide perché c'è un problema ancora aperto che noi auspichiamo venga risolto dalla modifica che è in corso del nuovo testo unico bancario, che attiene, perché poi vedremo nel regime transitorio che laddove le associazioni di categoria organizzino delle proprie strutture societarie di mediazione creditizia, ad esempio, e quindi che dovranno obbligatoriamente adeguarsi laddove appunto le abbiano già entro la fine di quest'anno, entro il dicembre 2012, però c'è un problema aperto che riguarda alcune strutture societarie che operano generalmente in via strumentale, in modo aspecifico a supporto delle associazioni e che sono, diciamo, le classiche società strumentali attraverso le quali le associazioni di categoria possono svolgere attività commerciale. Queste società che generalmente appunto per esempio acquisiscono sponsorizzazioni da terzi piuttosto che gestiscono la parte di fatturazione in entrata e in uscita delle associazioni per operazioni che hanno natura più commerciale ma che non hanno una finalizzazione specifica nell'ambito delle attività finanziarie, noi riteniamo debbano poter rientrare nell'ambito di questa deroga a favore delle associazioni, proprio perché sostanzialmente sono un po' una longa manus dell'associazione stessa, non sono una cosa diversa dall'associazione, sono soltanto un soggetto giuridico, strumentale, ripeto, e aspecifico. Perché? Perché invece laddove, e lo vedete nell'ultimo item di questa slide, laddove l'associazione invece intenda organizzare un soggetto giuridico o comunque un operatore finanziario che abbia la caratteristica dell'agente o del mediatore creditizio, deve adeguare queste sue strutture obbligatoriamente ai requisiti previsti dalla legge entro la fine di quest'anno. Questo appunto ancora una volta riprova di quanto il regime è particolarmente severo, il nuovo regime che riguarda gli agenti e i mediatori, e anche perché appunto questo era un altro ambito nel quale forse è importante che la norma sia intervenuta a riportare un po' di chiarezza complessiva negli assetti organizzativi. Io credo di avere un tempo che va verso il coffee break, quindi cerco di stringere al massimo, per cui vi vorrei appunto non tocco alcune cose, però ecco, mi vorrei soffermare invece sugli aspetti che hanno maggior impatto strategico. Il nuovo regime normativo io credo che sia un'opportunità importante per i confidi, ma anche per le associazioni, per appunto mettere ordine nell'ambito dell'organizzazione di una rete spesso complessa, nella quale il rapporto col cliente è particolarmente critico, una fase particolarmente critica, un'associazione vive di appunto quote che gli associati liberamente gli danno e quindi la gestione del cliente è una cosa particolarmente delicata in un sistema che è particolarmente complesso, dove noi assistiamo ad una modalità, l'avete visto nei primi grafici che vi ho presentato, molto articolata di organizzazione del rapporto col cliente stesso. Quindi a seconda di come l'associazione intende e i confidi ovviamente conseguentemente intendono organizzare il processo del credito, che è un qualcosa di più ampio e più complesso del processo di rilascio di una garanzia, evidentemente l'organizzazione della rete e quindi l'impiego delle figure professionali conseguenti assume una configurazione che può essere la più diversa. Noi ne abbiamo classificate quattro tipologie che adesso vi illustro, però ecco, capite come questo è un punto particolarmente critico, peraltro è un punto che può determinare anche una dialettica importante fra sistema associativo e sistema dei confidi che deve necessariamente essere governata con intelligenza e con visione di prospettiva, proprio perché poi alla fine
L'impatto ultimo è su come un sistema associativo e il relativo sistema dei confidi organizza il rapporto col cliente e quindi svolge quella sua funzione che non è soltanto meramente finanziaria o commerciale di vendere una garanzia, ma è quella tradizionale di mutualità e sussidiarietà e assistenza delle imprese che si rivolgono ai nostri sportelli. E quindi come evidentemente io organizzo la rete, mi garantisco poi il raggiungimento efficace di quel livello di prossimità a cui Claudia Bugno nel suo intervento faceva saggiamente riferimento. Vediamo appunto quali sono le quattro modalità con cui un Confidi può organizzare alla luce della riforma la sua rete di distribuzione. Ovviamente anche in maniera mista, quindi utilizzando queste forme in un bouquet composito. Intanto si può avvalere di una rete di agenti diretti, questi ricordiamo appunto che devono avere un rapporto di esclusività col Confidi, e questo in qualche caso è possibile, in qualche caso potrebbe avere dei problemi, per esempio nella misura in cui l'associazione nel processo del credito offre altri servizi o prodotti alla clientela che non sono esclusivamente l'accesso al Confidi e quindi la garanzia. Il Confidi può operare direttamente con agenti, deve sapere che appunto l'agente ha un rapporto di esclusività. Il Confidi ovviamente è avvantaggiato nel rapporto con l'agente perché ne ha un controllo sia formale che sostanziale dell'attività, quindi evidentemente ha un controllo della rete che gli consente una gestione più efficace dei propri processi organizzativi interni. L'altro dato è che risponde in solido dell'attività svolta dalla gente e quindi c'è un livello di responsabilizzazione sicuramente molto elevato nella gestione di una rete di agenti da parte del soggetto Confidi. Si può anche avvalere di una società di mediatori creditizi. Qui il vantaggio è un vantaggio che non sta tanto sul Confidi quanto in un'associazione che evidentemente ha l'interesse ad offrire una gamma ampia di servizi per il credito al cliente, all'associato, di cui la garanzia è evidentemente soltanto uno degli elementi. Da questo punto di vista appunto l'aspetto che va salvaguardato è quello dell'indipendenza tra l'intermediario e il mediatore creditizio, soprattutto quando questo soggetto mediatore creditizio è emanazione di un'associazione. Il Confidi da questo punto di vista ha minori possibilità di influenzare e controllare il mediatore, anzi direi nessuno, visto che deve garantire un livello di indipendenza, però contestualmente non è poi responsabile dell'attività svolta dal mediatore, quindi da un certo punto di vista ha meno possibilità di incidere in termini di efficacia dei propri processi interni organizzativi e più libertà nel sentirsi sciolto da eventuali responsabilità per errori o danni compiuti dal soggetto mediatore. E poi soprattutto l'altro elemento particolarmente rilevante di questa figura giuridica del mediatore è che appunto c'è l'obbligo di costituirsi in forma societaria con un capitale minimo e quindi questo significa evidentemente un impatto organizzativo assolutamente diverso da quello che è l'organizzazione di una rete di agenti. L'altra possibilità che ha un Confidi di matrice associativa è quello di utilizzare la rete associativa che si avvale a sua volta della deroga prevista dal testo unico bancario. Abbiamo già ricordato che laddove il personale associativo svolga fasi del processo istruttorio, che ovviamente sono le fasi legate essenzialmente all'identificazione del soggetto e alla raccolta documentale, e alla verifica eventualmente della documentazione acquisita per la pratica di finanziamento e di garanzia, quel personale deve essere personale qualificato ai sensi delle norme che valgono per il personale degli agenti e dei mediatori. E questa è una forma che evidentemente dà una ampia libertà organizzativa ai due soggetti in campo, anche se è una forma debole evidentemente, è una forma debole perché che il Confidi che si avvale di questo strumento, cioè della possibilità che l'associazione svolga in deroga l'attività, chiaramente non riesce pienamente ad esplicare le sue potenzialità di contatto diretto con la clientela, proprio perché c'è una mediazione importante della struttura associativa.
La deroga è permanente, sì, la deroga è permanente, ripeto, non solo è permanente, ma noi auspichiamo pure che si possa estendere ragionevolmente, razionalmente anche a società di servizio a specifiche strumentali controllate interamente dall'associazione. L'ultima forma, che diciamo è la forma più debole, è quella del procacciatore di affari e che generalmente è una forma utilizzata nel rapporto con soggetti terzi rispetto al confine dell'associazione. Generalmente questi soggetti sono liberi professionisti, quello che va chiarito, e vado a chiudere il mio intervento, è che questi soggetti non possono svolgere assolutamente alcuna fase afferente al processo istruttorio del Confidi, ma si devono limitare a, appunto, procacciare l'affare al Confidi o all'associazione e devono, appunto, indirizzare poi questo cliente alla rete associativa o alla rete del Confidi. Io finirei qui e sono ovviamente a disposizione laddove ci fossero esigenze di approfondimento.